messi qua per agire, per salvaguardare quello che anche prima di noi hanno costruito. Noi ci dedichiamo al sociale, con questo non vogliamo puntare il dito contro nessuno, anzi dobbiamo imparare a vigilare che altri che siano preposti facciano giustamente il loro lavoro, ma anche noi è giusto che facciamo la nostra parte, che contribuiamo anche con piccole cose, ma che contribuiamo veramente a rendere questo territorio degno di essere vissuto. Grazie. Grazie Giovanna, grazie a tutti per essere intervenuti questa sera qui con noi. L'associazione ha avuto ed è stata inaugurata a Roma, l'abbiamo inaugurata con Mirko nel mese di giugno. Io innanzitutto ringrazio i colleghi, gli amici, i rappresentanti dei sindacati di polizia, rappresentanti delle associazioni d'arma, dei combattenti reduci, dell'Anget, l'associazione Pantera Verdi e anche la delegazione dell'azienda SIG è qui rappresentata. In seguito vi sarà un intervento da parte della signora Tarantino in merito e ringrazio anche i relatori. Ringrazio di impresa, di rinnovamento e soprattutto di legalità. Non ci dimentichiamo mai la parola legalità. E qui, in questa terra, nei vostri occhi riflette la gioia di vivere che è forte nel popolo palermitano e nel popolo meridionale. Quella volontà di costruire qui l'Italia, lo dobbiamo dire sempre che noi qui dobbiamo costruire il paese e la nuova unità d'Italia. A Palermo, nella nostra Palermo. È davvero la disperazione, la rabbia dei palermitani, dei meridionali, potrebbero avere risvolti catastrofici se noi ci facevamo anche minimamente coinvolgere dall'onorata società che controlla il potere, le poltrone, oserei dire le poltrone vincenti, distribuisce il potere, distrugge le nostre vite, le nostre speranze e soprattutto il futuro ai giovani. Ricordiamoci che il futuro ai giovani è spento da queste organizzazioni, da queste lobby pericolose. E mentre loro fanno le luride e sporche battaglie delle poltrone vincenti, i palermitani, i meridionali, noi stessi come associazione, come cittadini, non si fanno infinocchiare e non si faranno mai coinvolgere da questa gente. Perché noi qui le nostre battaglie li facciamo, ma facciamo soprattutto le battaglie di popolo, che non vuole perdere, che non vuole rinunciare alla sua identità, che non vuole rinunciare ai suoi diritti, che crede nel cambiamento, che vuole difendere il suo territorio, che crede soprattutto nella giustizia sociale. Siamo dunque un movimento vero, un movimento di realtà. Lo stiamo dimostrando oggi qui a Romagnolo, un tempo di luogo di incontro di famiglie palermitane e anche luogo della salute che successivamente al mio intervento il caro amico e vicepresidente Dottor Menni illustrerà. E siamo a pochi passi qua dal mare, il mare che bagna la nostra Panormus, detta tutto Porto. E purtroppo quell'onorata società delle poltrone vincenti che vi parlavo prima, legata al malaffare, alla mala politica di un tempo, nel tempo del sacco di Palermo ebbero l'idea di scaricare i rifiuti edilizi sul mare. Questi criminali, perché si meritano di essere chiamati così, meritavano la forca, voglio usare questa espressione difficile, forca. Ecco, devastando ciò che Madre Natura ci aveva donato e non lamentiamoci poi quando Madre Natura ci punisce, quando noi la trattiamo male. Ogni giorno nella nostra quotidianità, tutti noi, conviviamo con le spiagge sporche, con la città sporca, lo stato di abbandono delle periferie di Palermo, la mancanza del controllo del territorio, il degrado del fiume Reto, che lo vedo ogni giorno di colori diversi, chissà quale porcherie buttano in quel fiume, una fogna a cielo aperto, dove indisturbati certi criminali ancora scaricano materiali cancerogeni, usiamo questo termine, ed inquinanti. E non dobbiamo guardare con superficialità queste cose, perché queste porcherie che buttano a mare poi ci portano malattie incurabili, perché tutte le porcherie che noi buttiamo nell'ambiente del mare ce lo ritroviamo a tavola, sempre. Non siamo così sereni, guardiamo il mare sporco e ci facciamo una risata, oppure buttiamo il sacchetto dell'immondizia sul mare, perché ce lo ritroviamo a casa. Tutto questo è il risultato di una gestione sbagliata e mortificante, di una classe politica senza pudore, improduttiva, che infatti molti non hanno il coraggio nemmeno di venire a questo convegno, perché io ho invitato diversi rappresentanti della politica di ogni schieramento, ma non ne vedo completamente. Forse temono il contatto diretto con la società civile, con le associazioni e con i movimenti. Ma questo a noi ci fa coraggio, perché noi andremo avanti. A prescindere dai colori, hanno devastato il nostro territorio e noi cittadini abbiamo anche la nostra responsabilità, e noi, ognuno deve fare la sua parte, e noi la faremo. Io provo rabbia e vergogna quando la città affonda nel degrado e mi chiedo come facciano certi politici a sopportare tutto questo. Io ad esempio non ci dormo la notte, io quando vado a Roma ogni tanto penso e guardo il Romagnolo, il fiume Reto, lo stato abbandono dello Sperone, dello Zen, di Borgo Nuovo, che hanno mancanza addirittura delle volte di fognature, rete elettrica. Cioè io veramente mi incaso, io non so, veramente hanno la faccia da bronzo quei certi politici che vivono con una serenità, ma la colpa è sempre nostra, perché ce li portiamo noi a questa gentaglia, e lì dobbiamo iniziare a individuare questa classe politica e portarli a fare dei risultati concreti, non a donare il nostro voto. E qualcuno di voi giustamente dirà: pensa al posto di lavoro, è vero, pensa alla casa e al futuro, è vero, ma se chi governa questa città non è capace di tenere i livelli normali, il decoro urbano, l'ambiente, ma come possiamo pensare che possono risolvere il problema dell'occupazione, della casa e del futuro dei giovani? Ma ci rendiamo conto della realtà politica che abbiamo in questo territorio? Spesso si parla di progetti fumosi, mi parlano di grandi progetti, ad esempio sul centro storico di Palermo, per carità, di quelle cose spagnole che nemmeno mi ricordo. Sono un convegno col dottore Menni, volevano fare, come si chiamava il dottore, quello che voleva fare la cosa di Barcellona a Palermo, non mi ricordo. E si progetti famosi per la nostra città. E io a volte mi verrebbe da chiedere ai signori consiglieri comunali, consiglieri di quartiere, che lo abbiamo contattato, non so se è venuto, ai consiglieri, agli assessori, al sindaco, agli onorevoli: fatevi un giro per Palermo, fatevi un giro nei quartieri difficili, ma non fate giri in campagna elettorale a portare il pacco di pasta, il buono benzina. Andate a parlare con i cittadini, andate a toccare di mano i problemi, perché loro i problemi li sanno ma non li vogliono affrontare. Infatti una delle cose che farà questa associazione, che darò direttiva al coordinamento provinciale e regionale, che noi convegni li dobbiamo fare nei quartieri dove ci sono i problemi, non dove si sta bene al centro, all'hotel Hilton o altri hotel all'avanguardia del centro storico, nella Palermo tutta chic, nobile. Andiamo nei quartieri che sono nobili, come questo, come lo Sperone, che considero quartiere nobile, dove hanno qualche problema. Ecco, e purtroppo dobbiamo dire che siamo soli, e vedete, io ho chiamato anche il giornale Sicilia, Repubblica, la stampa, non è venuto nessuno. Mi diceva che doveva arrivare qualcuno, ma non vedo nessun giornalista, ed è sempre lo stato di abbandono che hanno la società civile. Ma noi abbiamo il coraggio di andare avanti, non ce ne rendiamo, perché noi continueremo a crescere, andare nei quartieri, diventare più forti. Lo stiamo facendo anche a Casa Pesenna, a Caserta, a Bologna, a Milano, sta crescendo il movimento. E continuiamo così. Ed ecco, cari amiche e cari amici, oggi in questo incantevole luogo di Palermo, perché lo chiamerò così, daremo vita alla nostra rivoluzione, alla nostra rivoluzione, che adesso vi faccio vedere qual sarà il nostro simbolo. Se un tempo gli operai avevano creato un tempo il simbolo della falce e il martello, questo da oggi sarà il nostro simbolo, la scopa e la paletta. Qua oggi a Romagnolo nasce la nuova rivoluzione, questa scopa e paletta, il simbolo che noi ci porteremo avanti, scusate, questo simbolo che noi porteremo avanti con il cuore sarà quello della pulizia dei palazzi, di mandare a casa quei politici che non meritano di avere questo ruolo, che sono affiliati con organizzazioni mafiose, con la delinquenza, ancora indagati e sono ancora nei palazzi. A questa gente la dobbiamo mandare a casa, dobbiamo fare pulizia nei palazzi. E lo stesso a quei politici che si continuano sempre a candidare, che hanno 8, 10, 20 legislazioni e non hanno concluso niente. E lo dobbiamo fare con noi, perché noi siamo potenti. Vedete, noi abbiamo un potere forte che è quello di giudicare loro. E quando vengono a portarvi il pacco di pasta, a dirvi la fesseria del posto di lavoro, li dovete mandare a quel paese, li dovete allontanare. Vi ha detto: io cittadino oggi mi riapproprio del mio potere e inizio a decidere io a chi mi deve rappresentare. E ci vuole coraggio per questo, ma ci vuole anche un piccolo sforzo. E se ognuno di noi facciamo la nostra parte, veramente riusciremo a portare qualcosa di positivo nella nostra città. Ecco, io ho fatto una breve introduzione sul territorio, sul Romagnolo, e apro con un altro problema che mi sta a cuore, che ho seguito, che è quello della seconda iniziativa dell'associazione, che è il manifesto popolare contro Equitalia. Trovo inumano che in tempi di crisi questa agenzia approfitti della sua posizione per schiacciare il cittadino debitore e lo costringa a pagare i suoi debiti con interessi eccessivi, quei stessi interessi che non trovano alcuna logica morale e materiale, che alla fine porta il fallimento anche delle piccole aziende gestite dalla famiglia. Ma non sono soltanto le piccole aziende, sono anche i semplici cittadini, che se uno a fine mese a malapena ci arriva con 600 euro e piglia una multa, si ritrova la tassa dell'immondizia e accumula, si ritrova nel tempo il doppio, il triplo da pagare. Ovviamente lungi da me a dire che non bisogna pagare le tasse, ma bisogna trovare una soluzione, bisogna tener conto della crisi economica, bisogna tenere conto delle condizioni produttive di quell'azienda del momento e del cittadino. E io qua vi prego di sostenere questa iniziativa. E qui abbiamo degli esperti, come diceva prima Roberto Peretti, che ci illustreranno anche il problema di Equitalia, come si amplierà nell'intervento successivo al mio, ci darà delle belle cose che io già conosco, il dottore Menni, sul Romagnolo. Ecco, io vi invito veramente, alla fine che noi faremo lo scambio di auguri, di sostenere questa associazione anche con una quota simbolica, perché noi non viviamo di grosse iscrizioni, anche €1, €2, l'iscrizione è libera, ma di sostenere, soprattutto di dare il gesto: noi vi vogliamo aiutare, noi vi vogliamo sostenere. E uscire da qua oggi con un numero consistente di iscritti, perché servono per andare avanti e servono per continuare a fare questo tipo di iniziative che hanno dei suoi costi nei quartieri. Noi abbiamo usato come principio: la nostra associazione non chiederà soldi alla politica, alla regione, sarà autofinanziata, perché vogliamo essere liberi, e vi prego di sostenerci. E mi congedo da voi e credetemi, mi aspetto un rapporto calore, perché in questa città dobbiamo sentirci sempre italiani, e mi ricollego a quello che dicevo in precedenza, perché non permetteremo noi a nessuno di ammainare la nostra bandiera e i nostri sogni. E mi congedo da voi con il solito saluto che io faccio sempre a Palermo: viva Palermo, viva Santa Rosalia e viva l'Italia! Grazie a tutti, ci vediamo alla prossima. Con la parola al vicepresidente dottor Giovanni Mendi, però siamo sempre amico Roberto e fratello. Grazie Mirko per il tuo intervento, sempre un po' così, molto colorito. Oltretutto Mirko è un rappresentante del COCER Interforce, Spesso viene qui, insomma, da qui a Roma, per questo abbiamo fatto la prima apertura a Roma, perché si trovava lui lì a lavorare, e quindi abbiamo deciso, anche grazie all'aiuto di colleghi, di iniziare ad avviare le attività da lì. Prima di dare la parola al dottor Menni, volevo comunque dare la parola al padrone di casa, che è il signor D'Amato, per un saluto. Io sono D'Amato, buonasera a tutti. Vi ringrazio l'associazione di aver scelto per il nostro iniziare qui a Palermo, e sono orgoglioso che ci sia la possibilità di poter continuare questa nostra vecchia. Il fatto di queste località che sono state degradate e trascurate, va bene? E per noi è stato un punto sì, per noi è stato, diciamo, un punto di partecipare a questa, diciamo, come dire, riprendere un po' questi luoghi, e mi auguro che ci sia la possibilità di avere dei consensi anche dell'amministrazione per avere tutta questa fascia costiera sistemata, in modo tale che anche si possa avere, dico, una possibilità di creare nuovi posti di lavoro e tutto il resto. Grazie per avermi dato la parola e buona continuazione. Adesso diamo la parola al dottor Menni per scendere nei particolari inerenti il recupero di zona Romagnolo. Buonasera. Così? Troppo? Vi ringrazio di essere intervenuti. Sono Giovanni Mendi, sono farmacista. Ringrazio Girolamo, Roberto, con cui ormai ci si frequenta da diversi anni. Il tema è stato aperto dal nostro Presidente e non ha bisogno di ulteriori commenti né di aggiunte. Io mi limito ad illustrare quanto vedo con Sant'Erasmo, Romagnolo, La Bandita, Sperone, Acqua dei Corsari. L'amico Girolamo, afflitto da sindrome d'appartenenza al ruolo di Presidente, mi ha rimproverato per l'intervento da me fatto il 18 giugno scorso in occasione del battesimo romano dell'associazione. Egli ha sostenuto e sostiene avere io letto un intervento politico e, cosa ancora più disdicevole, sfacciatamente di sinistra, quasi l'avessi accoltellato alle spalle. Proverò ora a dire qualcosa non politica, in ogni caso non di sinistra, anche se suggerisco all'amico Girolamo di guardarsi con attenzione. Ho iniziato, come avete ascoltato, citando i nomi di località costiere nell'area orientale del palermitano, diciamo est-est, per meglio specificare il punto cardinale, per intenderci il luogo in cui ci stiamo incontrando. Località marine e marinaresche di antica memoria cittadina. Fin dai primi anni del dopoguerra, parlo del secondo cinquantennio del secolo scorso, questi nomi indicavano al visitatore e al cittadino luoghi costieri salubri per eccellenza, come ci racconta il santuario della Ferma, salubri per svago e il tempo libero, come ci ricordano le foto datate di Lido Petrucci ed altre. Località d'approdo per pescatori e smercio del pescato. E infine, primitiva industrializzazione di fornaci per cotto da destinare all'edilizia, tegole e mattoni, di cui ho personalmente memoria. La Bandita, Sperone, Acqua dei Corsari. Ancora espongono ruderi ed altri segni di operosità cancellate dal sopravvenire di altri sistemi produttivi, dall'arretratezza di quell'artigianato bracciantile e faticoso, cancellate dalla dolce malinconia di barchette il cui pescato non riusciva più a soddisfare le richieste di una Palermo in tumultuosa demografia. A monte, da quella costa, l'osservatore apriva lo sguardo su giardini ed aranceti, la cui produzione di ortaggi, agrumi, frutta, riforniva i mercati e gli ortofrutti della Palermo Nuova e dei quattro vallamenti. Ciaculli, Mare Dolce, Crocevecite dei Giardini, Santa Maria di Gesù. Di fronte il mare fino a Mongerbino, pescosissimo, costiera rocciosa tappezzata di alghe verdi e vitali, acque salsoioniche di alta concentrazione e purezza. Mia madre esaltava la speciale qualità terapeutica ed il potere benefico sulla crescita dello iodio, presenti anche nell'aria, diceva. Presenti lo iodio in una composizione felicemente adatta alla sorbibilità. La ghiandola tiroidea ne veniva protetta, stimolata, rigenerata. Sant'Erasmo, Romagnolo, la bandita, Sperone, Acqua dei Corsari, la reiterazione significa la vitalità che nella memoria hanno questi. La costiera che separava univa due rigogliosi ecosistemi. Un'altra costiera al presente separa ed unisce due ecosistemi disastrati, offesi e devastati. Nel tempo che abbiamo citato accade la Palermo del sacco edilizia, delle mafie della Barbera, Inserillo, Cavataio, Greco, Bontani, dei Corleonesi, con migliaia di morti, morti loro e morti per sfortuna. La Palermo politica dei Ciancimino e De Lima e tanti altri, allora come ora, incompetenti, affaristi, corrotti, carrieristi, devoti alle poltrone dal potere, nati e cresciuti solo con questa vocazione, prodotto naturale di clientele, gruppi di interesse economico e sociale, a sua volta produttrice di clientele parassitarie, incapaci di attività lavorative, produttrici irresponsabili, inette ed inerti contro il bene comune e la produzione di ricchezza e risorse da spartire in modo equo e sostenibile tra il pubblico bene ed il privato interesse. La fascia costiera che da Padre Messina corre fino ad Acqua dei Corsari e salda il mare con la terra, quella striscia di rocce marino una volta colonizzate da florida vegetazione anfibia non esiste più, è stata interrata, sepolta, il mare è stato inquinato ed avvelenato, la campagna è stata devastata, stravolta e degradata. Gli orti e i giardini cancellati da edilizia popolare e residenziale, tutta allocata con ignoranza e nel dispregio totale per ogni corretto progetto urbanistico. Le borgate, ampliate in quartieri dormitorio, sono cresciute a dismisura e senza alcuno schema di convivenza. L'apparato viario di lunga e veloce percorrenza, connesso in modo casuale, disarticolato, rischioso con la rete viaria intermedia. Nessuna correlazione o approfondimento tra l'origine, le cause, la natura, la qualità delle borgate esistenti e di nuovi insediamenti abitativi proliferati questi senza alcuna attenzione verso i vecchi e i nuovi residenti. Piccole e medie aziende manifatturiere sorte intorno al nodo ferroviario di Brancaccio costituiscono la rete produttiva che tipizza tutta la zona, rete peraltro poco influente sull'occupazione e il tenore di vita dei residenti. Ci preme, a questo punto, ricordare il calvario omicidio percorso dal padre Pino Puglisi per raccontare con le nostre povere parole un altissimo momento in cui un uomo devoto e dedito alla ricerca della pecora smarrita viene sacrificato in modo impietoso al vortice di affari assolutamente illeciti ed infami. L'avanzata letale alle possibilità produttive di quest'area e dalla qualità urbanistica riteniamo sia stata assestata dall'insediamento di quel megacentro commerciale proprio nella fascia periferica di Brancaccio, in un contesto desolato ed improduttivo, come abbiamo testé detto. Una struttura tutta dedicata al consumo, ciò acuisce in modo intollerabile la distanza tra l'offerta luccicante di beni materiali e la contestuale rarefazione delle risorse economiche necessarie ad acquistare. In poche parole, il più ricco offre di più e a un miglior prezzo al più povero che consuma tutte le sue risorse e resta così inerte. Se poi osserviamo lo squallore, il disordine, l'abbandono che ricopre l'area circostante il centro, area occupata da cumuli di rifiuti nelle vie di fuga e di accesso, possiamo rilevare con i nostri occhi la palese dimostrazione dell'assoluta estraneità dell'impresa al territorio e la dimensione esclusivamente profittatoria ed idrovora di queste aziende che nascono per rastrellare ricchezza e trasferirla in finanza itinerante. Non intendiamo mettere all'indice o peggio criminalizzare iniziative commerciali di ampio respiro e composita organizzazione. Riteniamo invece dare testimonianza di iniziative analoghe che vengono proposte ed installate con l'approntare di capitali ottenuti con l'attività radicata nel territorio, che si propongono di continuare questa attività di radicamento e produzione di servizi. Radicamento di produzione di servizi e commercio di beni da offrire allo stesso territorio con una benefica catena operativa che aprirà spazi di benessere nel nostro contesto urbano. Faccio riferimento ad un imprenditore che, trasferitosi a Palermo con l'acquisto della società di calcio, si propone ora di estendere la sua capacità imprenditoriale ad altri settori produttivi e restare impiantato nella nostra, ma ritengo ormai anche sua città. Periferie disgregate. Discarica a cielo aperto nelle strade di accesso tra via Messine Marine, via Messine Montagne e Ciaculli. Di ritorno fino al mare attraverso stradine interpoderali soffocate dai rifiuti ed improvvisamente sfociate in complanari altrettanto lunghi. Nel tempo passato, tra il mare, i campi, le montagne, i borgatari residenti trovavano le risorse per una vita modesta, decorosa ed autosufficiente. Ricordo un'officina argentiera in mezzo ai campi, ora circondata dai palazzi, in totale abbandono, a ridosso della strada di Cerno. Il mare, che con ossimoro infelice possiamo indicare quale affogato nel fango di risulta, è sterminato in ogni sua forma di vita, è infettato dalla voce dell'Oreto per centinaia di metri verso il largo e per chilometri lungo la torsa. Mare ricco di alghe, anemoni, attine, frutti di tutti i generi. I vecchi pescatori ne conoscevano le fosse, i fondali, gli affioramenti, le correnti, i laghi di riproduzione, tutto scomparso, abbrutito ed imbruttito, tutto stracciato a tratti. Resta un paesaggio vandalizzato, una residenzialità vorace, indifferente, diseducata al rapporto benefico con l'ambiente e le sue risorse. Le abilità produttive o agresti o della trasformazione sono state cancellate dall'assistenza parassitaria ed impiegatizia. Il sovraffollamento, quale effetto ma anche causa di un tenore di vita eccessivo rispetto al reddito, un tenore di vita espropriato del suo rapporto col territorio e le sue specifiche risorse. Ma su quelle spianate di detriti scoscese sul mare, ora attecchiscono piante spontanee. Crescono alberi, qualcuno pianta e cura il giardino, qualcuno crede nel domani, qualcuno se lo inventa, con un'idea di conciliante bellezza. Grazie. Grazie dottor Menni è anche il vicepresidente vicario dell'associazione. Adesso parleremo invece di Equitalia, della problematica, grazie al professor Sala. Prego professore. Innanzitutto grazie per avermi invitato e poi auguri a tutta l'associazione, al Presidente, al portavoce Roberto Peretti per la lodevole iniziativa di coinvolgere tanti cittadini liberi che in un pomeriggio di sabato si riuniscono per parlare di problemi che riguardano il proprio quartiere e la propria casa. Questo è un segno importante per questa città, è un segno anche di risveglio. È anche un segno che va in controtendenza rispetto a tutto quello che ci viene oggi manifestato, come se tutti dormissimo tranquilli a casa e nessuno si volesse più occupare della propria città e che quindi, del proprio territorio e anche della propria comunità nazionale, e che quindi tutto deve essere delegato a qualche burocrate di Stato che viene eletto non si sa da chi e non viene nominato non si sa nemmeno da chi a diventare leader delle nostre vite, a decidere della nostra vita e, se permettete, anche delle nostre fatiche che riposano nei nostri portafogli. E mi riferisco alla ideologia tecnocratica che oggi si è imposta in tutta Italia, per cui basta essere tecnici, non si sa da chi, perché poi tutti questi tecnici che oggi fanno i politici e operano scelte politiche, hanno fatto quasi tutti i consulenti dei politici che noi contestiamo. Quindi quasi la maggioranza di coloro che si spacciano per tecnici facevano i direttori dei ministeri amministrati dai politici. Io non sono un antipolitico per professione, però evidentemente un politico si occupava nella sua vita, mettiamo a caso, di sanità, e che poi va a fare il ministro della pubblica istruzione. A chi si può rivolgere? Si può rivolgere al direttore generale del proprio ufficio, perché è lui che gli dà le direttive, senza dover difendere nessuno, specialmente una classe politica incapace e inefficiente, nominata e non eletta, e che ha determinato anche uno stato di cose che noi tutti viviamo come ormai invivibili. Però è evidente che si sono affidate a chi scrive poi i loro comunicati, i decreti, perché a me hanno insegnato che un politico alla fine deve sapere un po' di tutto, ma alla fine poi quello che scrive le carte è il burocrate che ci sta dietro. Quindi, come dicono anche in America, la patria della democrazia moderna, ci non mi interessa conoscere il Presidente, ma tutti gli uomini del Presidente sì. Perché? Perché poi sono loro che portano i decreti. Quindi oggi la presenza salvifica dei tecnici in tutti i ministeri a me preoccupa, perché se questi erano quelli che dovevano risolvere i problemi dei politici, figuriamoci che cosa sta succedendo mettendoli al posto di comando. E poi, se riflettiamo un attimo, tutti coloro che erano i consulenti di banca o addirittura amministratori delegati delle banche diventano poi loro stessi coloro che, avendo appiccato l'incendio, lo vanno a spegnere. Questo è il vero problema dell'Italia, che le cose non si dicono per come stanno. E così, per esempio, il dottore Befera, che è l'amministratore unico di Equitalia, che qua in Sicilia non c'è perché si chiama Serit, a Roma si chiama Gerit, quindi cambia la prima sigla e poi i problemi rimangono uguali, ha rifiutato di fare il sottosegretario alle finanze, dicendo semplicemente una cosa, dicendolo tranquillamente sui giornali: ci si guadagna troppo poco, perché l'amministratore di Equitalia guadagna 453.000 euro l'anno, un sottosegretario 100.000, 120.000. Quindi praticamente questo signore che decide delle nostre vite dice di non volersene occupare a un livello più alto, ma non perché non ne abbia le capacità, ma perché si guadagna poco. Certo, perché che cosa è successo in questi anni? Che questa forma di Stato che noi chiamiamo Repubblica e democrazia è diventato solamente uno Stato di polizia tributaria, ed è diventato uno Stato esattore, per cui ci dicono cosa comprare, ci dicono come spendere e ci controllano la nostra vita. E quando noi non facciamo quello che loro dicono, ci mandano a casa gli esattori del fisco, attraverso una società nata nel 2006, sponsorizzata sia dalla destra che dalla sinistra, che è Equitalia. Equitalia, che per una parte è proprietaria l'Agenzia delle Entrate e per un'altra parte è proprietaria l'INPS. Qua in Sicilia la Serit per una parte è proprietaria l'Agenzia e l'altra parte la Regione Siciliana. Quindi che succede? Si nomina un super manager e gli si dice, perché è successo questo, tu quest'anno non mi interessa come, non mi interessa dove, devi recuperare 14 milioni di euro, non guardando all'equità, non cercando nuovi evasori, ma cercando solamente soldi, moneta. Come hanno fatto questi signori a recuperare questi soldi, questi 14 miliardi di euro dalle nostre tasche? Colpendo chi già era conosciuto da Equitalia, già chi era un normale contribuente. Sapete quant'è l'evasione recuperata, cioè la nuova evasione, cioè quelli che nessuno conosceva? È circa il 5%. Tutto il resto, il 95%, sono tributi o non dovuti, causati dal fatto che si accumulano in diversi anni more, interessi su un tributo che uno magari ha dimenticato di pagare, un bollo dell'auto, che poi diventa per sé, viene moltiplicato per sé, e ti mandano a casa una bella cartella esattoriale. Questa cartella esattoriale ti dice una cosa semplicissima: o paghi, e quindi ti viene ridotta di un quinto la sanzione, oppure io te la moltiplico per sé, oppure fai il ricorso. Se fai il ricorso però devi sapere che vai incontro alle spese legali, perché è chiaro che chiunque faccia il ricorso si deve rivolgere a un avvocato, perché deve andare di fronte a una commissione tributaria. Molto spesso non dobbiamo fare l'esempio di chi magari, come il presidente Zamparini, che è l'ispiratore del movimento per la gente che io rappresento, ma un normale cittadino che magari pianzia, che ha 79 anni, che ha il grado di cultura che ha e che giustamente a 79 anni chi si può rivolgere? Dice: meglio pagare, dice: mi levo il pensiero, perché se non pago questi qua mi tolgono la casa, mi mettono le ganasce fiscali, mi ignorano i beni sia mobili che immobili. In strano caso l'unica cosa che è ignorabile sono le assicurazioni che ti vendono poi le banche. sarà un caso forse che uno non può essere pignorato se fa un'assicurazione con le banche, cioè dà i propri soldi bloccati per una serie di anni alle banche. Quindi che succede? Che l'esattore di Equitalia che noi ci troviamo di fronte è istigato dal proprio direttore che ha un incarico: recuperare soldi. Come li recupera? Innanzitutto moltiplicandoci le imposte, secondo aspetto mettendo all'asta anche i beni di coloro che per vicissitudini non hanno potuto pagare. Non so quanti tra di voi sono imprenditori, ma molti di voi sanno che cos'è il DURC. Il DURC è un documento che dice, che attesta se tu hai pagato o no la contribuzione dei tuoi dipendenti all'INPS. Mettiamo caso che io faccio l'imprenditore lì e ho vinto un appalto con la regione siciliana. La regione siciliana non ti pagherà mai entro i 90 giorni alla conclusione dell'appalto o a stato d'avanzamento, ti paga magari tra 6 mesi, perché la regione a sua volta non ha ricevuto dallo Stato i soldi che gli spettano. Automaticamente scatta un altro meccanismo, c'è un nuovo bando, io non ho potuto pagare i contributi, non posso accedere al nuovo bando, non li ho pagati perché la regione non mi ha pagato e non ho potuto magari versare tutto quello che dovevo versare alle casse dello Stato. A questo punto scatta Equitalia, che mi dice o paghi o chiudi, o vai in fallimento. Cosa succede? Un'altra impresa chiude perché il sistema è fatto in maniera tale da colpire la libera contribuzione, da colpire la libera impresa a favore degli istituti finanziari e di coloro che poi all'asta andranno a comprare i beni pignorati. Molto spesso è successo a Torino che le stesse persone che facevano i pignoramenti erano soci delle società che compravano poi i beni all'asta. Quindi l'interesse qual è di una società del genere? Costringerci tutti o a pagare subito o a mettere i nostri beni faticosamente accumulati in questi anni all'asta, solamente per fare cassa e per arricchirsi personalmente. E in più cosa fa Equitalia? Cioè una società che deve recuperare credito, che deve portare soldi nella cassa dello Stato, compra per i suoi dipendenti e per mantenere questo stato elevato, anche questo status di alti burocrati dello Stato, un immenso palazzo al centro di Torino che è costato 15 milioni di euro, ma per fare che cosa? Per fare che cosa? Per continuare a pensarci meglio. Ora, tanti di noi si sono ribellati a questo sistema e si sono messi a disposizione gratuitamente, perché ognuno nella propria professione può fare la sua parte. Per esempio gli avvocati nostri sono assolutamente gratuiti e offrono consulenza gratuita. È chiaro che la consulenza, quando uno va dall'avvocato, significa che l'avvocato ti dice: se hai una cartella settoriale la puoi contestare, sì, no, quanto ti viene a costare, quali sono i benefici, quali sono le controindicazioni nel contestare una cartella del genere. Allora, innanzitutto quindi il Movimento per la Gente, e vi ringrazio per averci invitato, ha questo scopo, quello di mettersi a disposizione della gente, mettersi a disposizione tutti coloro che non hanno le possibilità o perché in quel momento non si trovano nemmeno i soldi. Noi abbiamo costituito addirittura un fondo autofinanziato, che capiamoci bene, Zamparini, per quanto può essere facoltoso, non può risolvere economicamente i problemi di tutti. Ognuno di noi nel suo piccolo può risolvere se collaboriamo tutti insieme. Quindi abbiamo creato anche un fondo di solidarietà per tutti coloro che stanno degenerando in uno stato di polizia tributaria, in uno stato esattore che noi combattiamo. Si può combattere se siamo in molti, si può fare comunque la propria parte, nel proprio piccolo. Bisogna anche spiegare alle persone che c'è una possibilità di uscirsi, che Equitalia non è un mostro che all'improvviso si è materializzato, è una cosa che i nostri politici hanno inventato per fare cassa, e i nostri politici possono smentire, possono comunque ridurre al silenzio o meglio ancora a sciogliere. Ma dopo che è sciolta Equitalia noi non possiamo non pensare cosa succederà dopo, perché il vero problema qui dell'Italia tutta è che noi abbiamo un livello di tassazione iniquo, troppo alto, e quindi la gente preferisce andarsene fuori, andare a depositare i propri capitali, la propria fortuna fuori. Oggi andando in banca vi dico, non conviene più comprare casa, perché con le tasse che ci sono non conviene più, ti devi fare un mutuo e poi ci devi pagare l'altro mutuo allo Stato. Allora a questo punto la ricchezza che noi abbiamo accumulato la stiamo dilapidando in pochissimi anni. Dobbiamo recuperare la nostra possibilità di ricreare ricchezza, ma soprattutto di mettere al centro la persona e la famiglia e non lo Stato. Signori miei, noi non vogliamo noi essere servitori dello Stato, noi vogliamo uno Stato al nostro servizio, perché è lui che deve servire noi, ci deve garantire la sicurezza, ci deve garantire la salute, ci deve garantire la possibilità per i nostri figli di avere una vita agiata, cosa che fino a qualche tempo fa in qualche maniera garantiva, ma da quando abbiamo perso la nostra sovranità monetaria, la nostra sovranità nazionale a favore delle lobby plutocratiche europeiste, noi continuiamo a perdere. E noi continuiamo a perdere non a favore di un sistema più giusto e più equo, perché per esempio su questa manovra io non ho sentito parlare molti della necessità comunque di farla, cioè a costo di uccidere le persone, ma comunque la dobbiamo fare. E quindi questo comunque la dobbiamo fare ad ogni costo già ti sottende il fatto che non ci può essere e non ci sarà sicuramente più l'equità, ci sarà solamente il fatto che uno Stato non colpisce gli evasori, non colpisce coloro i quali hanno portato all'estero i propri capitali, e che non vedo nemmeno il motivo per cui li debbano riportare in Italia, visto che se noi gli facciamo scudare i soldi e poi gli diciamo che sugli stessi soldi scudati ci prendiamo un'altra parte, ma chi è quel fesso che li riporterà per l'Italia? Nessuno. E col sistema anche delle leggi europee è possibile l'anonimato totale, per esempio in Inghilterra, e non portare più a disposizione della Guardia di Finanza e di Equitalia i nomi di coloro che sono realmente i veri evasori. Allora noi diciamo, lo Stato dovrebbe, il governo dovrebbe bloccare per un anno tutte le cartelle esattoriali, perché in questa situazione di crisi bisogna ridare fiato alle famiglie, ridare fiato alle imprese, bloccare tutto e dire in questo anno di tempo lavora, riusciamo, vedi quello che mi puoi pagare, distinguere poi tra coloro i quali sono dei veri evasori, tra coloro i quali hanno fatto semplicemente un'infedele dichiarazione perché si sono dimenticati di pagare una tassa, e tra coloro i quali sono dei nuovi evasori. Quindi distinguendo queste tre fasce qui possiamo noi intervenire, ma soprattutto distinguendo coloro i quali a causa della crisi generata dalle banche stesse, dall'alta finanza mondialista, non hanno potuto ottemperare i propri debiti nei confronti dello Stato. Allora in questa maniera noi facciamo ripartire l'economia, non possiamo costringere tutte le imprese che non possono pagare alla chiusura. Cosa ne faremmo degli operai che sono stati licenziati e delle famiglie che sono lasciate sull'astrico? È un carico sociale che noi dobbiamo prenderci, allora ce lo dobbiamo prendere come popolo, e noi per questo ci siamo ribellati ognuno con le proprie associazioni, con i propri movimenti, trovandoci intorno anche alla figura del presidente Zamparini, che ha deciso anche lui che era il momento di mettere da parte anche i propri impegni per dedicarsi un po' alla gente comune, a quelli che non si possono difendere. Noi a Roma abbiamo 14 avvocati che lavorano per questo, oggi erano in piazza sotto la statua di Giordano Bruno in Campo dei Fiori a fare attività di consulenza gratuita in piazza alle persone. Anche qui a Palermo ne faremo una manifestazione e porteremo i nostri avvocati che lo fanno gratuitamente, non li paga nessuno, non glieli porta nessuno a fare una consulenza gratuita. Ma siccome la situazione è talmente grave che non possiamo tirarci indietro, abbiamo deciso che questo è il momento di lottare tutti insieme, lottare per più equità e per più serenità nelle nostre famiglie, perché uno che viene perseguitato la mattina alla sera dai debiti assolutamente non è serio, non è sereno e non è sereno la sua famiglia e non ha la possibilità di pensare al futuro. E dobbiamo dire anche che questa classe dirigente, che comprende i politici certamente che non fanno il loro dovere, ma soprattutto gli alti burocrati, perché qualcuno mi dovrà spiegare un giorno, e ci dovrà spiegare a tutti, perché il signor Guarguaglini, amministratore delegato di Finmeccanica, a quanto pare, come dicono i giudici, poi sarà da dimostrare, era uno che si vendeva agli appalti, lo Stato gli ha liquidato 5,5 milioni di euro di buonuscita. Allora se questo signore era un ladro, andava bloccata la sua buonuscita e dice aspetta, a 3 gradi di giudizio, se hai ragione te li prendi, ma se hai torto me li prendo io, perché se questi soldi se li porta all'estero abbiamo chiuso. E queste sono le problematiche che dobbiamo cominciare a sollevare. Non possiamo continuare a dire colpiamo pensionati, lavoratori, poi aumentiamo le sigarette e aumentiamo pure il prezzo della benzina, abbiamo risolto il problema italiano. Questo non ci volevano questi scienziati per fare questa manovra, perché è quella che si è sempre fatto in Italia. Allora su questa cosa noi ci impegneremo per dire di no, perché abbiamo un progetto assolutamente alternativo che comprende ovviamente la chiusura delle province, senza creare altri accorpamenti di consorzi e cose varie che sarebbero solamente artificiali di spesa, accorpamenti dei piccoli comuni, basta vedere cosa succede tra San Giuseppe Iato, faccio a casa con tutti i siciliani, San Giuseppe Iato e San Cipirrello, li separa una strada, addirittura 2 fratelli, uno è nato a San Cipirrello e uno a San Giuseppe Iato perché è nato in una stanza e l'altro in un'altra stanza. Allora, sembra il film di Totò, ma è la realtà dei fatti. Abbiamo 2 consigli comunali, 2 dirigenti regionali, e chi paga, consulente e tutto il resto. Allora su queste cose va fatta una politica di risanamento delle casse pubbliche, non sui nostri portafogli, va fatto chiaramente un'opera demolitoria di tutte queste prebende di Stato che non servono a nessuno, che servono solo a mantenere in capo una mangiatoia in cui soprattutto non sguazza solo la politica, sguazza la finanza, sguazza i burocrati e sguazza tutta quell'ombra grigia che segue poi la politica. Certamente i nostri politici hanno tutti i loro difetti, è una classe politica squalificata, possiamo gridare come vogliamo, però dobbiamo stare anche attenti al fatto che oltre a dire questo non si comincia a dire in Italia il Parlamento non serve il Consiglio Comunale, non servono gli enti inutili, ma la democrazia serve, ha i suoi costi e li dobbiamo pagare, ma nello stesso tempo vogliamo un Parlamento eletto dai cittadini, un Parlamento non fatto da nominati, i migliori al governo, che non sono certamente i tecnici che hanno consigliato i politici di prima, perché altrimenti ricadremmo nello stesso errore. Le stesse cambiano le facce e la musica diventa lo stesso, è sempre la stessa. Allora su questo il movimento parte dal basso, il nostro, lo diciamo sempre, è un movimento assolutamente orizzontale, qua non ci sono imposizioni dall'alto, ognuno dà il suo contributo come abbiamo detto liberamente, come voi fate nella vostra associazione. Ovviamente ci devono essere i punti di riferimento, qualcuno con cui parlare e anche qualcuno con cui sfogarsi, perché capisco che ormai i punti, i modi e i luoghi della discussione politica sono anche più ristretti, quindi cerchiamo occasioni come questa per confrontarci, per lavorare assieme, per ampliare sempre di più il dibattito che deve essere sulle basi dello stare assieme. Non basta solamente che ogni giorno il Presidente della Repubblica ci suona l'inno e ci dice che noi dobbiamo stare tutti assieme perché quanto è bella l'Italia, perché siamo uniti, quando poi Trenitalia taglia tutti i treni che vanno da Napoli a scendere, quando il primo treno italiano era quello che collegava Napoli a Portici, e li sposta tutti al nord, impoverendo sempre di più il nostro territorio e arricchendo sempre di più per quanto possibile le lobby del nord. Allora su tutte queste iniziative noi saremo presenti, come ha detto prima il dottore, anche il Presidente vuole investire e continuare a investire su questa città, perché ringraziando il Signore cavanca tutto, quindi oltre al fatto che qua c'è la possibilità... che qua c'è la possibilità, lo spazio e permettetemi di dire anche le intelligenze per poterlo fare, perché è mortificante leggere su Repubblica che il ministro Gelmini divide ad amici e consulenti vari 12 milioni di euro, scusate, e l'Università di Palermo ormai è ridotta a farmacia, visto che qui c'è un farmacista, a dover permettere ai ricercatori di comprarsi da soli i propri reagenti perché non sono più in grado di portare avanti nessuna ricerca, quando invece le intelligenze, le professionalità ci sono e c'è anche la buona volontà e c'è anche la legalità, perché non tutti quelli che si impegnano in politica, non tutti quelli che fanno libere professioni sono corrotti con la mafia. Questo è lo specchio dell'allodole per poter coprire le vere nefandezze che sono fatte al danno del sud, al danno delle nostre famiglie, che sono quelle dell'alta finanza che non pagherà mai per tutto quello che ogni giorno, ci ruba. E dico ruba perché mettere ancora tasse su conti correnti, sulla nostra professione, sulle nostre tasche è solamente rubare senza poi, come si teme, avere quegli effetti benefici che qualcuno già dice che non ci saranno. Quindi o ci sbracciamo tutti insieme per cambiare le cose, e le cose cambiano solamente se le facciamo cambiare, e le facciamo cambiare anche con le vostre associazioni e anche con i movimenti, stando tutti uniti e cercando di collaborarci nelle poche cose e con le poche risorse che abbiamo, ma sicuramente col grande animo e il grande coraggio che ha sempre distinto tutti i popoli del sud, da 150 anni ma anche da prima, perché il regno delle due Sicilie è un regno che durava da 700 anni e la nostra Italia non può essere solamente quella che noi cantiamo nei 150 anni, ma è un'Italia che è millenaria, che era l'Italia di Roma ed era l'Italia dei papi, che deve continuare ad essere la guida dell'Europa, a differenza di una Germania che è sempre stata la guida nefasta dell'Europa, che quando ha guidato l'Europa ci ha portato alla guerra, 2 guerre mondiali, e noi rifiutiamo, in ogni luogo la scelta delle armi, che in questo caso non sono i cannoni ma sono l'alta finanza che sta governando la politica di tutta l'Europa e che ci porterà sull'orlo del fallimento. Ed ecco perché io vi ringrazio e ringrazio tutti voi, scusatemi se mi accaloro in questi temi, ma è il momento di non tacere più quali sono le verità che ci stanno portando sull'orlo di un grande fallimento. Grazie a tutti. ci sono dei banchetti con dei moduli, stiamo effettuando una raccolta firme per modificare un decreto legge che regola il comportamento di Equitalia. Il professore ha parlato di chiusure, adesso parleremo, perché un'altra nostra battaglia che abbiamo intrapreso da poco e che adesso la signora Tarantino ve ne porterà a conoscenza è per far sì che un'azienda che si chiama ST non debba chiudere per essere spostata per l'appunto al nord. Buonasera, io sono praticamente una dipendente STSPA che ha sede a Palermo. Il mio tema principale per il momento non è un tema libero, è sicuramente un tema vincolato da qualcosa. Sono una dipendente cassintegrata di una società che si occupa da anni di gestione di servizi bancari. Io e i miei 29 colleghi, che da circa 20 anni lavoriamo in questo settore, ci ritroveremo probabilmente il 31 di gennaio ad essere privi della nostra occupazione, ma non per causa nostra. Praticamente noi abbiamo sempre lavorato bene per quanto riguarda il settore bancario e la nostra gestione del lavoro è stata sempre ottimale. Banca Nuova, che è la nostra unica commessa che praticamente ci garantisce il posto di lavoro, ha deciso di spostare il servizio della gestione delle attività presso un'azienda toscana, delocalizzando pertanto tutte le attività relative alla lavorazione del back office bancario. Banca Nuova, tra le tante cose, ricordiamo che è una delle ultime realtà meridionali residenti ancora nel nostro territorio. Gestisce almeno il 40% di tutto quello che riguarda le movimentazioni dei maggiori enti siciliani. Delocalizzando il servizio, pertanto, contribuisce a creare disoccupazione. Mi rendo conto che in teoria non è compito delle banche occuparsi del sociale, però è pur vero che le banche in ogni caso regolamentano tutto quello che è il nostro sistema monetario italiano e d'altra parte gestiscono molto quello che è il trend economico di una nazione. Delocalizzazione nel nostro contesto è l'equivalente di disoccupazione. La banca ha delle responsabilità a livello territoriale perché appunto ne gestisce tutto quello che è l'andazzo economico. Banca Nuova sostiene di operare per il sud. A noi riesce difficile credere ancora a questo perché appunto, visto le ultime vicissitudini che ci hanno colpito, abbiamo notato che non è proprio questo il suo obiettivo. Il signor Gianni Zonin, presidente del gruppo Banca Popolare di Vicenza, gruppo al quale Banca Nuova fa capo, ha detto, non tanto tempo fa, dichiarato testuali parole, crediamo fortemente nelle potenzialità umane ed economiche della Sicilia e di tutto il Mezzogiorno. Dopo nemmeno un mese, queste affermazioni risalgono a settembre, non è storia vecchia, dopo nemmeno un mese è arrivata a noi la notizia della delocalizzazione del servizio, abbandonando pertanto nella spazzatura anni ed anni di attività, di esperienza, di professionalità e di fiducia. Noi lavoriamo a Banca Nuova da circa 10 anni, non la lavoriamo da 2 giorni e tutto ad un tratto ci siamo visto strappare dalle mani qualcosa che fondamentalmente è nostro, perché praticamente viene delocalizzato il tutto in Toscana, comportando tra le tante cose per la banca un costo maggiorato di tutto quello che riguarda il trasporto dei documenti. Noi parliamo di stipendi, parliamo di cambiali, parliamo di assegni, quindi di scadenze decisamente imminenti. Per quanto riguarda la lavorazione della tesoreria, a noi arrivano spesso e volentieri per mano la consegna di documenti urgenti, cosa che ovviamente non potrà mai avvenire, visto che comunque il servizio verrà delocalizzato in Toscana. Tant'è vero che per questo motivo sono previsti almeno 3 voli giornalieri che porteranno i nostri documenti con tutto quello che riguarda le nostre movimentazioni monetarie in Toscana, aumentando di contro tutti i costi che la banca comunque dovrà affrontare. E tutto questo andrà a ricadere ovviamente sia sugli enti pubblici che comunque usufruiscono del servizio di Banca Nuova, quanto sulle persone che comunque ripongono fiducia in questa banca, con conti correnti, mutui e robe simili. Ci tengo a ricordare che la tesoreria della nostra regione è gestita dalla Banca Nuova. Sarebbe un paradosso che tutto quello che riguarda le nostre movimentazioni monetarie venisse gestito e lavorato in un'altra regione, ovvero la regione toscana. Regione che ovviamente rispetto a noi sicuramente non ha un alto tasso di disoccupazione così come andiamo noi giornalmente. Non chiediamo a Banca Nuova di compiere un miracolo, noi chiediamo semplicemente che mantenga quanto sostiene nei suoi manifesti, nelle sue espressioni da parte di dettagliati, scusatemi, perdonatemi, non sono una relatrice. Noi non chiediamo, ripeto, di compiere a Banca Nuova di compiere miracoli per il territorio. Se ci riuscisse a farlo, ovviamente ne potremmo solamente essere grati. Quello che chiediamo è che ciò che è nostro rimanga nostro. Chiediamo che si interroghi molto sulla questione STSPA, che appunto l'ha sostenuta per moltissimi anni, e di contro speriamo che metta in atto quanto sostiene. Banca Nuova sostiene di essere la banca del Sud, ed è nel Sud che deve continuare a vivere, e col Sud deve continuare a crescere. Solamente questo. Colgo l'occasione per ringraziare il dottor Foti e il dottor Peretti per averci dato l'opportunità di parlare, perché è difficile farsi ascoltare, perché se oggi come oggi nemmeno i giornali poi ovviamente vogliono ascoltare la nostra causa, perché purtroppo siamo 30 e non siamo né molti né pochi, ma in ogni caso è un'ingiustizia compiuta nei confronti di un singolo dei cittadini che fondamentalmente si impegnano per far cambiare qualcosa qui, per credere. Siamo gente onesta, non siamo dei disonesti, e quindi mi sembra giusto farci sentire e mi sembra giusto che qualcuno ci dia voce, perché quello che vogliamo è semplicemente crescere ma con le nostre forze e basta. Scusatemi l'intrusione, volevo aggiungere un messaggio che mi è arrivato per telefono. La nostra associazione, oltre che si occupa del comparto civile dei cittadini, è vicina anche ai nostri operatori della difesa e della sicurezza. Ecco, nel campo della difesa c'è un problema che ritengo grave: i nostri precari delle forze armate, che per via dei tagli che questo governo vuole incrementare potrebbero finire in mezzo alla strada. E il problema della sicurezza dei precari non è come colui che lavora al catasto. Si tratta dei ragazzi che a 18 anni sono stati addestrati per fare i militari, hanno conoscenza in ambito militare, e vorrei avvisare che i messaggi anche in questa occasione andranno su internet, i video, che ci potrebbe essere, io mi auguro di no, ma anche un problema di sicurezza, perché questi ragazzi a 30 anni, 32 anni rimangono in mezzo alla strada, sono fuori da ogni posto di lavoro, sanno usare solo le armi, potrebbero finire nel nostro sud ad entrare nell'esercito dell''ndrangheta, della camorra, della mafia e chissà dove. Quindi questo messaggio, che la nostra associazione è vicina a loro, infatti attraverso il portale www.graduati.net è stata organizzata una petizione online per portare avanti questo messaggio, nella speranza che le autorità politiche e parlamentari riflettano sui tagli sul personale. Io mi auguro che ciò non avvenga, ma mi auguro di no, perché si tratta di una categoria particolare e poi si tratta di ragazzi che in questo momento rischiano la vita per il Paese, operano per il Paese, e mandare in mezzo alla strada secondo me non mi sembra giusto. Grazie e possono continuare il lavoro.